Mister, soprattutto nel primo tempo, qualche progresso rispetto alla gara di Coppa Italia con il Monopoli, continua l'avvicinamento, il percorso alla gara ufficiale. No, ma io nel primo tempo ho visto qualcosa di buono, qualcosa per poterci lavorare, poi quando cambi 5, 6, 7, 8 giocatori è chiaro che poi diventa tutto, non è più una partita, né per noi né per loro. Nel primo tempo qualcosa più abbiamo fatto, continuiamo a lavorare, poi vediamo, c'è poco da fare. Prego. Mister, fra 7 giorni il campionato. Che me lo dici te a me? Io lo so che è il campionato. So benissimo che è il campionato. Ci prepariamo per quello. Mister, anche oggi un retropassaggio difettoso ci è costato un gol. Da cosa dipende? È già la seconda volta che succede in questo precampionato. Che si vede che si annoiano. Hanno sbagliato porta. Cosa vuoi sentirti? Hanno fatto una cavolata anche oggi, ci si è preso gol. Questo vuol dire che non siamo nemmeno concentrati, perché di solito la palla lì è la seconda volta che facciamo il solito tipo d'errore. La palla va messa fuori dallo specchio della porta. Noi due volte mettiamo la palla dentro la porta con il portiere che esce fuori. Continuiamo. A me quello che mi interessava vedere erano certe cose, io l'ho visto. Io vado avanti per la mia strada. È chiaro che questa è una squadra che in questo momento qui giudicarla si fa fatica per un insieme di cose. Bisogna lavorare, continuare a lavorare e migliorare molto per presentarsi in una certa maniera sabato prossimo, perché in questo momento qui, primo tempo in qualche verso, per quello che ho in testa io, non mi sono dispiaciuto. Secondo tempo non è una cosa da poter nemmeno giudicare, perché troppi cambi, troppi ragazzi, troppe... non va bene. Segnatamente al primo tempo, che è stato quello, mister, che ci è piaciuto e ti è piaciuto di più. Vogliamo analizzare i reparti più che il gioco di squadra, perché la squadra ancora ne ha da lavorare. A me è piaciuta la squadra, i reparti sono stati attaccati, anche quando si abbassavano i difensori gli attaccanti rientravano, i centrocampisti lavoravano. No, e poi è chiaro che a volte sbagliamo per sufficienza, a volte sbagliamo dei passaggi che non esiste, a volte non ci muoviamo come ci si dovrebbe muovere quando esce un centrocampista, andrebbe sostituito, invece stiamo davanti ai difensori. C'è un insieme di cose che vanno aggiustate e velocemente. Praticamente con questo 4-3 è contento, c'è qualcosa da metabolizzare ancora? Qui manca ancora diverse persone, tanto per essere chiari. Nessuno ne parla, nessuno ne vuole parlare, però entro la fine del mercato devono arrivare. Non è che noi possiamo continuare a fare allenamenti 11 contro 9, 11 contro 8, perché i ragazzini poi ti abbassano il livello. Già ci siamo noi, che in questo momento a volte facciamo fatica. Perciò è chiaro che deve arrivare gente di un certo spessore, che ne pensino altre persone, ma qui il mercato è ancora aperto e dobbiamo dare una mano a questa squadra che ci sta mettendo l'anima, perciò andiamo avanti tranquilli, c'è il direttore che sa quello che ci vuole, il presidente deve essere disponibile a fare le cose che gli dirà il direttore, perché tempo ora inizia a mancare, perché siamo quasi alla fine, noi sappiamo che abbiamo le idee chiare, ora poi bisogna intervenire, perché che si debba intervenire lo sanno tutti, insomma, ci mancherebbe altro, io sono fiducioso che lo faranno. Quale reparto penso a chi sa? Non ne parlo nemmeno. Noi dobbiamo migliorare come squadra. Poi mister, chi viene viene. L'altra buona notizia è Carretta, che è entrato in campo e si è mostrato già con la sua qualità. Ma Carretta è uno che non si dà mai pace, uno attacca sempre lo spazio, speriamo di recuperarlo quanto prima. Il problema di Mirko è che stavo fermo 20 giorni per un'appendicite, deve ricrearsi la parete addominale. Se non ce l'ha, gli viene fuori il male agli adduttori. Che dobbiamo fare? In questo momento è piove, bisogna aprire l'ombrello. Va bene? Grazie. Mister.